Ciao ragazze, mi rivolgo soprattutto a voi perché credo proprio che questo video sarà interessante per voi che magari volete fare un colpo di testa per la primavera. Qui sul canale avete visto diversi miei esperimenti in tema capillifero e anche questa volta mi sono affidata al fai da te. Nello specifico, ieri sera sono andata al Tigotà con mia mamma e così, dal nulla, come la maggior parte delle mie cose, delle mie decisioni, ho deciso di prendere una tinta e non una tinta così a caso. Ho deciso di prendere questo rosso potente della testa nera, il Brilliance 868, che praticamente si chiama rosso intenso. Penso che già la signorina della confezione dica tanto. Cioè, io trovo che sia stupenda. Comunque, il prezzo è di 5,95 euro e sì, non è che l'abbia presa per il prezzo in promozione, che queste di Brilliance mi avevano sempre ispirato. In generale mi sono sempre trovata bene con quelle di testa nera. E mia mamma tuttora usa testa nera, però Brilliance con questi colori così accesi e vivaci aveva sempre catturato la mia attenzione. Allora, che cosa è contenuto all'interno? Potete vedere su Instagram, sul mio Instagram che vi lascio qui, delle fotografie dove è illustrato il contenuto della box. Comunque in generale sempre le stesse cose. Il tubetto di latte rivelatore, il tubetto con il colore vero e proprio, i guanti. E poi mettono questo qua, che è il solito condizionante balsamo, che però io non uso, quindi io normalmente li accantono, ho una cosa piena di questi balsami per le tinte, li regalo, normalmente non li utilizzo, i guanti che sono contenuti dentro il libretto di istruzioni, e poi nello specifico questa Brilliance, che promette di avere il color infusion, ha anche questa gocciolina, che praticamente è paraffina e silicone, quindi io ho evitato di metterla perché tanto comunque mi fido della qualità della testa nera, perché trovo che siano delle tinte ottime e non ho mai trovato diciamo degli effetti negativi. Per quanto riguarda l'INCI, che è una cosa che vi può interessare molto, una volta che non andate a mettere la gocciolina, tutto sommato non va neanche male, nel senso che vabbè, il trattamento colore brillante ha il Quaternium 87, che è un silicone, però dopo non ha niente di che, devo dire, non ha altri siliconi stranamente, quindi il trattamento volendo si potrebbe anche usare così, magari le prime volte che i capelli sono sfibrati. E devo dire anche l'emulsione rivelatrice, insomma non ci sono tanti siliconi qua dentro, non è per niente male. Allora, secondo la box, i colori dovrebbero risultare immediatamente rossi, anche partendo da una base scura. Essendo che era un rosso molto molto potente, ed avendo io fatto quello shatushi di cui vi parlavo negli scorsi video, che poi si è sbiadito ed è diventato giustamente di un giallo paglia, volevo fare qualcosa di un po' vivo. Inizialmente volevo tornare al mio un castano un po' più scuro, però poi il rosso alla fine è il primo amore. E quindi che cosa ho fatto? Ho voluto semplicemente coprire l'arancio dello shatushi, l'arancio giallo dello shatushi, con il rosso. Cosa molto importante, come ho fatto a procedere, anche perché penso di intitolare questo video Shatushi o qualcosa del genere, non lo so, perché fondamentalmente il procedimento va bene per tutti. Allora, a capelli lavati da 2 giorni, ho diviso a metà, ho fatto una riga e mezzo praticamente, ho diviso i capelli e me li sono portati avanti con le dovute asciugamani, eccetera, eccetera, per non sporcarmi. Dopodiché, che cosa ho fatto? Ho preso un pettine e ho cominciato leggermentissimamente a cotonare, una cosa impercettibile che se ci mettete le mani la sistemate di nuovo. E cosa ho fatto? Ho cominciato, dopo essermi messi i guanti, a spalmare il colore a partire dalla fine, quindi bene bene, molto bene le punte, e poi man mano che salivo, diciamo che facevo tipo così, non andavo a spalmare bene il colore perché c'era la cotonatura e non volevo un effetto netto. Dopodiché ho preso un pettine, ho messo un po' di crema colorante qua, ho trascinato il pettine per fare sporcare i denti del pettine e ho cominciato a pettinare dal basso verso l'alto in modo non preciso. Praticamente ho fatto lo stesso procedimento di quel pettinino della L'Oreal, però con un pettine di plastica, normalissimo. Allora, la tinta andrebbe lasciata 30 minuti. Avendo paura che venisse un rosso fuoco, così tanto fuoco, ci fosse troppo stacco con i miei capelli, io l'ho tenuta 20 minuti. Diciamo
20 minuti contati a partire dal momento in cui ho smesso di toccare i capelli ed applicare la crema, quindi non dall'inizio inizio, 20 minuti dal momento in cui ho smesso. Dopodiché, come in tutte le tinte, quello che viene consigliato è di sciacquare bene 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 la testa, non andare ad usare lo shampoo, andare ad usare semplicemente il trattamento che loro ti danno. Io invece non l'ho mai fatto così, io li lavo sempre con lo shampoo e poi abbondo con il balsamo. Ho usato il Garnier 5 piante per lavarli, e, che è senza siliconi però è un po' più forte, e poi ho usato un balsamo senza siliconi della Balea, che è una marca che si trova al DM, comunque un balsamo normalissimo senza siliconi. Il risultato, io sono innamorata di questo risultato sinceramente, perché allora, sopra ho mantenuto il mio castano, però poi sotto c'è questo rosso bello intenso che cioè, mi fa impazzire. Comunque, allora, detto questo, consigliate le Brilliance? Assolutamente sì, per il loro prezzo, per la loro qualità. Non ho usato lacca, siero, oli, li vedete lavati e balsamati questi capelli e sono morbidissimi, quindi ancora meglio della Kerstin Creme Gloss. Spero che questo video vi sia stato utile se volete fare un esperimento capillifero e soprattutto se volete provare uno sfumato senza però, cioè anche con colori che vi piacciono di più, voglio dire, non è che esista soltanto lo sfumato di L'Oreal biondo e arancio. E niente, io sono innamorata persa di questa tinta. Detto questo, vi mando un bacione, vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video. Ciao!